Amici telespettatori di Star TV, qui da Pompei si celebrano i 150 anni della Unità d'Italia e li celebriamo in una maniera molto dolce, perché siamo nella pasticceria De Vivo con Marco De Vivo. Questa pasticceria è gestita insieme al tuo fratello Nello, oramai siete una realtà in questo settore. Bene, questa idea così importante, il cuore del culto mariano che si gemella con l'Italia nel segno dei dolci. La nostra azienda innanzitutto nasce 55 anni fa, fu mio padre a fondare l'azienda, abbiamo una tradizione storica e per quanto riguarda le origini del territorio e per quanto riguarda la ricercatezza dei prodotti, soprattutto quelli tipici della Campania. Non potevamo venire meno a questo appuntamento così importante come i 150 anni dell'Unità d'Italia. L'amministrazione comunale di Pompei ci ha dato questa opportunità, commissionandoci una torta per l'occasione, e noi logicamente abbiamo approfittato di questo evento per mettere in evidenza quella che è la nostra capacità imprenditoriale nella realizzazione di questa torta, che è di 300 kg per un diametro di 3 metri. Senti, nel vostro negozio tutto è tricolore quest'oggi, perché questa sera i nostri telespettatori vedranno la maestosità, la regalità e la bellezza di questo vostro lavoro artigianale. Ma noi innanzitutto ci sentiamo italiani, e anche pompeani logicamente, e quindi abbiamo nello spirito nostro è quello della nazionalità, e quindi riportiamo la nostra azienda, quello che noi abbiamo nel nostro cuore. Senti, vogliamo descrivere, Marco, ai nostri telespettatori gli ingredienti, che sono stati tantissimi, e tutto il lavoro, 100 ore di lavoro per fare questa mega torta. Sono all'opera in questo momento 8 persone qualificate che hanno impegnato e stanno impegnando 100 ore di lavoro per realizzare questa mega torta. La torta è stata prodotta con 1000 uova circa, 60 kg di zucchero, 70 kg di farina, poi abbiamo impiegato la Nutella, che che è un pseudo Nutella, che è una gianduia per farcire la torta, e in più abbiamo impiegato il burro, 70 kg di burro. E poi pan di Spagna e chantilly. Quello entra nelle quantità, però è ovvio che tutte queste uova sono servite anche per fare il pan di Spagna, non vogliamo esagerare. Allora, amici telespettatori, ora con l'occhio delle nostre telecamere ci spostiamo nel cuore della città mariana di Pompei per vedere questa grande festa per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Buona visione! Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio
in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui. Amici telespettatori di StarTV.com, collegati su Antenna 3 e atreweb.tv, buona serata da Nello De Martino. Siamo qui a Pompei, nel cuore del culto mariano, per celebrare i 150 anni della Unità d'Italia. L'amministrazione comunale di Pompei ha messo a punto un articolato e ricco programma di festeggiamenti. Ora le nostre immagini vi testimonieranno questa grande atmosfera di festa nel segno del tricolore. Buona visione! Applausi. Grande l'emozione con il sindaco di Pompei Claudio D'Alessio, che ha appena tagliato questa torta e ha sigillato con questa immagine un grande momento di festa. Sindaco, questa mattina il Papa ha scritto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dicendo che il cristianesimo è il fondamento della identità di un paese. Qui siamo nel cuore del culto mariano, questa sinergia tra il potere temporale e il potere spirituale in questa festa tricolore.
Beh, e ovviamente la città tutta si è stretta, ivi compreso ovviamente il santuario della Beata Vergine. Noi siamo avvertendo una grande emozione per tale coinvolgimento, l'afflato dei partecipanti, ma soprattutto il senso patrio che ne è venuto fuori, ci onora. Le istituzioni sono tenute a sollecitare questo senso per la patria e soprattutto per l'unità nazionale, soprattutto in un momento difficile come questo della nostra nazione, dove c'è un po' di confusione diffusa, ivi compreso per i valori nazionali. Noi ci auguriamo di poter aver dato e poter dare nel prosieguo delle manifestazioni, il nostro programma è abbastanza folto, di dare il nostro contributo perché tutti vengano spinti da questo amore, perché la patria, per l'Italia, il nostro bel territorio, ivi compreso la nostra città, possa fare ancora la storia e possa ancora dirsi l'Italia uno dei popoli più belli al mondo. La nostra città è piuttosto giovane, dalla Costituzione sono trascorsi solo 83 anni, ma ovviamente ha la sua storia. Questa storia deve essere quanto più conosciuta in modo diffuso tra tutti i cittadini. Stiamo cercando, e lo faremo in breve tempo, di destinare completamente la casa municipale a quello che è, diciamo, deve diventare un palazzo di rappresentanza con tutto quello che è la ricchezza di un paese, la nostra storia, la nostra tradizione. Stasera apriamo perché tutti i pompeani possono ispezionare i documenti più antichi a partire dal 1861 e soprattutto conoscere la storia della propria città, le proprie origini, soprattutto per i più giovani. E qui con me ovviamente tutta la rappresentanza, sono dell'amministrazione, sono onorato per questo. C'è anche la presenza della minoranza, c'è anche il baby sindaco recentemente eletto e ci sono insomma le affettuosità giuste, perché questa manifestazione di esordio, di apertura per l'inaugurazione del programma ovviamente ci induce a essere ottimisti per le manifestazioni che seguiranno. Sindaco da Pompei, allora in chiusura, viva l'Italia unita! Viva l'Italia unita! Ovviamente. Grazie.